Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Ciao a tutti, voglio provare il mio nuovo forno e quindi farò la pizza. Allora, ho preparato gli ingredienti, li trovate scritti all'inizio. Presso a poco la ricetta della pizza napoletana. Questo è il lievito madre che ho rinfrescato più di 4 ore fa, quindi è pronto. Lo spezzetto dentro una ciotola. Questa ricetta, anche se in dosi diverse, la trovate anche nei file del gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre o nel mio canale ci sono altre ricette di pizza. Aggiungo l'acqua e sciolgo un pochino il lievito. Farò questo impasto a mano, però se volete fate voi, potete anche usare l'impastatrice. Metto ancora altra acqua. Ok, poi ho preparato le farine, i due tipi di farine. Io userò farina del molino cipolla. Quindi ci verso tutta la farina. Ok, mescolo un pochino, aggiungo, finisco di mettere la dose di acqua. Questa diciamo che è la dose giusta di acqua per la pizza, a meno che non volete fare una idratazione alta, questa è la dose giusta per la pizza classica. Ora continuo con le mani. Dicevo dell'idratazione che dovrebbe stare intorno al 66%. Ok, impasto finendo di mettere l'acqua, qui ho fatto dei tagli, poi comincio a mettere l'olio, così lo metto in questo modo, oppure lo potete mettere nel fondo, metto anche il sale. Impasto. Bene, ho accelerato un pochino la velocità per non annoiarvi, però continuate ad impastare così in questo modo con il pugno. Anche se rimane un po' grezzo l'impasto, non importa. Ecco, lo metto nel fondo, l'olio che è rimasto. Qualcuno mi ha detto che nella pizza napoletana non ci va l'olio, ma io sinceramente nelle ricette che vedo trovo sempre l'olio, la dose di olio, quindi non lo so. Come vedete l'impasto già sta incordando anche facendolo a mano, ma anche se rimane un po' grezzo, granuloso, non importa. Quando non appiccica più tanto alle mani, è pronto, quindi possiamo coprirlo e lasciarlo lievitare. Io l'ho lasciato 2 giorni in frigo. Ed eccolo qua, scusatemi, non mi aveva registrato questo cellulare nuovo, con il touch sono andata a registrare, invece poi mi sono accorta che non stavo registrando, pardon. Però vedete, comunque l'impasto era raddoppiato, era cresciuto molto in 48 ore. Allora io lo divido, ci farò, 3 pezzi, vediamo senza starli a pesare, anche se non mi vengono proprio uguali queste pizze, non importa. Ok, quindi ora vado a formare le cosiddette pallette.
Vi faccio vedere come fare, metto un po' di farina perché vedete è molto, molto morbido, quindi è ben idratato. Ecco. Metto la farina nelle mani, scusatemi le unghie, però è un gel permanente, quindi non rilascia niente. Avvicino i lembi al centro, vedete ci sono le bolle di gas, chiudo così delicatamente e arrotondo. Ok, anche così ho le mani sotto, si può fare. Bene, faccio anche l'altra, quest'altra mi è venuta un po' piccolina, non importa, insomma ci farò una pizza piccola, andrebbe bene anche per un bambino o una bambina. Altrimenti dovete pesare quando fate le pezzature, per farle regolari. Ecco qua. Ora sono pronte. Ok, queste pallette ora hanno bisogno di una seconda lievitazione. Vedete, quelle sono più grandi, due sono più grandi e una più piccola. Però non importa, dai. Altrimenti ce ne vengono due un pochino più grandi, come volete. Quindi le vado a mettere dentro un recipiente, così, con un telo. Metto farina, semola, quello che volete, sarebbe meglio la semola che non si attacca, e le lascio lievitare almeno 2 ore, quindi vediamo a seconda della temperatura, come sapete ci vorrà più o meno tempo. Ok, poi le copro con un altro telo e ci vediamo dopo. Allora, sono passate all'incirca 3 ore, quindi sono arrivata alla sera e vado ad allargare le pizze. Picchietto prima ai bordi, creando il cornicione, un po' di cornicione, poi al centro e allargo poi con le mani anche così, le allungo un pochino a mo' di pinza. A noi piacciono abbastanza sottili, quindi cerco di abbassarle molto. Io e il mio forno stiamo ancora facendo amicizia perché a molti, molti programmi c'è anche un programma automatico per la pizza e per altro, però per adesso lo userò manualmente, quindi statico. Ho messo la temperatura a 260 con la teglia dentro dove poi farò scivolare le pizze, quindi senza pietra, c'è una teglia apposita dove faccio scivolare poi la pizza. Bene, una volta allargate mi preparo gli ingredienti, ecco qua, il pomodoro con l'origano. Senza sale, perché il sale è già nella pizza, poi se metterò le alici diventerebbe troppo saporita. Quindi ne farò una soltanto con il pomodoro e basilico, un'altra con le alici e l'altra, quella più piccolina, la farò con le patate. Questo è il mio forno. Qui ho fatto scivolare la pizza con la pala, vedete? Prima ho fatto questa rossa, eccola qua già è cotta, si sono cotte all'incirca in 15 minuti, quindi vedo che il forno funziona bene. Anzi, scusate, anche meno di 15 minuti, avevo messo il timer a 15, ma poi le ho tirate fuori prima. Come vedete sono sottili e croccanti, qui ho messo anche la mozzarella, non l'ho detto prima, la mozzarella l'ho messa quando la pizza era cotta, ho lasciato solo un attimo per farla sciogliere. E questa è quella con le patate, che è l'ultima e mi è venuta meglio di tutte, guardate, forse perché il forno aveva preso la temperatura giusta. Bene, amici, vi ringrazio della visione e vado ad assaggiare subito questa meravigliosa pizza. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, prossimamente.